Cocomero Steven, cioè non so se si dica cocomero da voi o anguria, da me si dice anguria, quindi dire Cocomero Steven mi fa un po' strano perché quando ho letto la primissima volta il titolo Cocomero Steven pensavo a tutt'altro tipo di coco. Ok, comunque, come sempre benvenuti in un grande video che avrà spoiler sulla quinta stagione di Steven Universe e stavolta potrebbero anche essere gravi perché, beh, non solo la stagione è finita, ma... I cocomeri c'entrano sempre. E allora, non so nemmeno io come gestire questo discorso, perché è tanto tempo che non faccio un video proprio in vecchio stile dove parlo a ruota libera. E devo dire che credo che i cocomeri siano... Anzi, gli ebrei siano come le angurie. No, ok, questa frase la dico dopo in un contesto migliore, così capite che cosa intendo. I cocomeri Steven appaiono in tre episodi. C'è questo episodio dove Steven mangia del cocomero con suo padre e poi sputa i noccioli, e i noccioli nella notte prendono vita e diventano un esercito che lo protegge. I cocomeri iniziano a combattere fra di loro per difendere Steven e alla fine ammazzano uno di loro, ovvero il cocomerino, e Steven, arrabbiato, li caccia via e dice loro: tornatevene solo quando avrete capito che cosa avete fatto. E loro non tornano perché se ne vanno su quest'isola, passano le generazioni, creano la loro piccola società, aiuteranno nel combattimento contro Malachite e aiuteranno Steven a comunicare con Bismuth quando sarà sul pianeta natale. Ma queste cose già le sapete perché avete visto quei tre episodi, quindi perché ve le sto ripetendo? Perché molti non hanno capito l'utilità di questi episodi. Allora, tanto per iniziare, servono a farci capire qual è il potere esatto dei diamanti nel creare le gemme. Ovvero, le gemme a quanto pare sono una cosa preesistente, proprio come i semini dell'anguria di Steven. E i diamanti semplicemente danno loro vita, confermando quindi che esistono sulla Terra le gemme che non sono vive, così come sul pianeta natale non qualsiasi gemma è viva, ce ne sono alcune dei diamanti che vengono ovviamente bagnate di qualcosa che appartiene a loro nelle camere di estrazione, per esempio il sudore di diamante giallo o le lacrime di Steven o altro del genere, e questi prendono vita magicamente dopo essere stati sottoterra seguendo le tempistiche accelerate di una gemma. Infatti, come i cocomeri di Steven crescono in una notte, anche le gemme impiegherebbero milioni di anni a formarsi, e invece qui forse impiegano, che ne so, 100 anni? Inoltre, Ian John Squirty, che è uno di quelli che lavorano a Steven Universe, su Twitter ci ha già spiegato un sacco di cose interessanti. Per esempio, che i cocomeri marciscono ogni 14 giorni, quindi ogni 2 settimane passa una generazione per loro. E quindi ogni 2 settimane si creano nuovi cocomeri e le generazioni si susseguono, il tempo passa più velocemente per i cocomeri che per noi. Quindi la società che vediamo creata da parte dei cocomeri è una società che si muove e si evolve con una velocità diversa rispetto a quella umana. E quindi anche se per noi sono passati pochi episodi e qualche mese, per loro sono passati secoli e secoli e secoli, millenni di storia. Il che spiega il motivo per cui quando Steven torna sull'isola dei cocomeri scopre che ora stanno venerando il cocomerino bambino. Tutto questo potrebbe essere una sorta di critica alla religione, ovvero abbiamo un paragone con le religioni, quelle derivate dall'ebraismo. Se avete presente, gli ebrei avevano una loro religione personale, dove c'era questo dio, Yahweh, che era un dio che sapeva essere crudele ma al tempo stesso buono, che aveva delle regole molto precise, definite nel Levitico e nei 10 comandamenti, e che insegnava agli ebrei di comportarsi in un certo modo e non un altro, e basta. Ed è solo Gesù che se ne è uscito dicendo: no, quello che ha detto mio padre in realtà l'avete frainteso, in realtà lui intendeva dire dovete amarvi l'un l'altro più di quanto abbiate mai amato i vostri nemici e cose del genere. Ed è una nuova religione, il cristianesimo. Ed è successo la stessa cosa all'interno dei cocomeri, dove prima c'era questa venerazione verso il cocomerino bambino, il cocomero che loro avevano ammazzato quando in realtà cercava solo di insegnare loro qualcosa di bello. Dopodiché arriva Steven, che si presenta in mezzo ai cocomeri, che sono un popolo pacifico che si è sottomesso a Malachite, e dice loro di combattere. E loro provano a combattere, vincono la lotta con Malachite, e a questo punto si creano due fazioni, due religioni diverse. Una che crede ancora nel cocomerino bambino ed è molto pacifica, e vuole solo la pace. E l'altra che invece, crede in Steven, nel combattimento e nella ribellione. Praticamente un parallelismo con quello che è successo col pianeta natale, dove da un lato abbiamo un popolo molto molto pacifico che usa la guerra solo per espansione e che in realtà ha lo scopo di mantenere uno status quo, mentre dall'altro lato c'è la ribellione di Hero Squartz. Cerco di spiegarvelo un po' meglio. Il pianeta natale, dal punto di vista che ci viene mostrato con i cocomeri, è buono. Lui vuole solo la pace e non può accettare la ribellione perché la ribellione mina la sua pace.
Perché se la ribellione, come avevo già detto in un altro video, dice alle gemme voi potete fare quello che volete, le gemme smettono di fare le cose che dovrebbero fare e il mondo va a catafascio e tutto il pianeta Natale, che fino a un attimo prima funzionava perfettamente, erano tutti quanti in pace, felici e non c'era nessun problema, all'improvviso scopre dei problemi nuovi, ovvero la ribellione, ovvero gemme che vogliono la propria identità o che pretendono cose e per pretenderle devono toglierle ad altri. Quindi le gemme ribelli, le Crystal Gems, dal punto di vista del pianeta Natale, sono orribili, pericolosissime per la società. Così come succede per i cocomeri che venerano Cocomerino, mentre gli altri cocomeri venerano Steven, che guarda caso lo Steven Cocomero ha la stessa posa di Rose Quartz all'interno del racconto di Garnet. Venerano due ideali diversi. E Steven si ritrova in una posizione in cui capisce che la prima religione era stata quella creata dal cocomerino bambino, ovvero in un certo senso da Diamante Bianco, e chissà, forse questo vuole anche raccontarci qualcosa su come sia andata la creazione del pianeta Natale. E poi abbiamo la versione di Rose Quartz, dove Steven si ribella, insegna agli altri cocomeri a ribellarsi contro Malachite e fa nascere una ribellione. Dopodiché, quando ci ritroviamo in mezzo a una guerra fra due grandi fazioni, Steven è quello che si comporta come Steven. Nel terzo episodio Steven dimostra qual è il percorso di crescita e il ruolo di Steven, ovvero incontrare queste due fazioni, capire che nessuna delle due ha ragione, né la ribellione né i pacifisti, e proporre qualcosa di nuovo, ovvero la relatività della società. Il disordine, il caos è l'unica soluzione per impedire all'ordine di diventare caos e al caos di diventare più caos. Insomma, lo sapete che nello spazio c'è una regola matematica, seriamente una regola, che si chiama entropia? Praticamente una regola che fa in modo che l'universo tenda al caos. Tutto va verso il caos. Perché? Perché la natura ha bisogno di caos per poter esistere. Perché se tutto fosse perfetto, se tutto funzionasse perfettamente, non ci sarebbe cambiamento, non ci sarebbe evoluzione, sarebbe statico. E al primo agente esterno che arriva, tutto andrebbe di nuovo a catafascio. E invece, per fortuna, le cose cambiano. Cambiano in continuazione, hanno bisogno di equilibri diversi, momenti storici diversi. Ogni tanto serve che ci sia la democrazia, ogni tanto serve una dittatura per risvegliare la democrazia, risvegliare gli animi, far capire alle persone per cosa combattere. La dittatura è una cosa orribile, ma senza dittatura non c'è mai stata la democrazia. Alla fine è come se i cocomeri vecchi fossero come gli ebrei e i cocomeri nuovi come cristiani, oppure i cocomeri vecchi come cristiani e i cocomeri nuovi come l'Islam. Non mi vengono in mente altri esempi di religioni che si evolvono come dei Pokémon, però avete capito che cosa intendo, spero. Ovvero una religione che va in contrasto con quella precedente, quando in realtà ce ne sarà una terza più avanti che cerca di dire no, in realtà avete entrambi torto e basta. In ogni caso, vedere il comportamento di Cocomeri ci fa capire come funziona anche con le gemme. Quindi sappiamo che le gemme nascono con un certo istinto, infatti i Cocomeri appena nati già vogliono seguire Steven e già proteggono Steven, ma sono in grado comunque di ragionare da sole. E quindi una volta allontanate da Steven riescono a creare comunque una loro società personale, una società di soli Cocomeri. Cocomeri di tutti i tipi, tra l'altro, perché vediamo dei cavalli Cocomeri, dei polli Cocomeri, degli squali Cocomeri, degli uccelli Cocomeri che non sanno volare, dei cani Cocomeri. Quindi loro si evolvono per conto loro. Per quanto il seme originale sia quello di Steven, loro sì, prendono un aspetto che è simile a quello di Steven, ma non sempre. A volte ci sono delle variazioni, a volte ci sono altri tipi di cocomero, simili ad altri animali. Mentre la maggior parte dei cocomeri prende l'aspetto di Steven, come probabilmente succede anche con le gemme del pianeta Natale, che saranno tutte abbastanza femminili perché tutte sono partite da Diamante Bianco, che ha un aspetto femminile. Così come i cocomeri hanno tutti un aspetto maschile, nonostante prendano poi posizioni di genere e magari vogliono essere più femminili o più maschili. Vediamo dei personaggi maschili o femminili, che poi ad andare in guerra siano le femmine è una cosa meravigliosa, ma in ogni caso vediamo che assumono dei ruoli, ma comunque hanno l'aspetto di Steven, hanno un aspetto maschile. Così come le gemme hanno un aspetto femminile, nonostante possano assumere magari dei ruoli, come succede a Rose Quartz, che praticamente ha deciso di avere un ruolo femminile, oppure. Beh, forse Quarzo Arcobaleno ha scelto di avere un aspetto maschile. Non lo so, è una fusione, le fusioni sono strane, non so come funzionano. Per quanto riguarda i cocomeri, vediamo che hanno una parte del potere di Steven e una parte del potere di un cocomero. I poteri di un cocomero come distruggersi o essere buoni da mangiare.
dei farisei. E i poteri di uno Steven, ovvero camminare, correre, cercare di comunicare, sbattere le palpebre, tutte cose che un cocomero non può fare. Quindi, in una società che vediamo pianta questi semini per poi far uscire altri cocomeri, eccetera, abbiamo una società che non ha più bisogno del suo diamante originale, ovvero Steven. E questo fa riflettere, vuol dire che anche le gemme sono perfettamente in grado di riprodursi da sole senza aver bisogno di un diamante, in realtà? Non lo so, potrebbe essere una cosa a cui risponderanno nel film, non lo so, non è ancora uscito. Sì, lo ricordo a chi guarderà questo video più avanti. Diciamo che i cocomeri Steven sono stati parecchio odiati. Solo perché nell'episodio di Escapism, anzi forse perché nel primo episodio della prima stagione erano un po' troppo infantili, erano un po' fuori tema, e in mezzo a tanti episodi che stavano diventando maturi, vedere i cocomeri Steven è stato abbastanza triste. Perché sì, hanno il loro momento serio con la morte di Cocomerino, ma per il resto sembra un episodio stupido. Così come la gente potrebbe odiarli per l'episodio Escapism, che tutti aspettavano con tanta ansia, ma in realtà ha deluso un po' tutti, perché tutti si aspettavano chissà quale grande episodione su chissà quale grande tema, tutti pensavano che sarà Diamante Rosa a cantarlo o altro del genere, e alla fine un episodio quasi tutto muto su Steven, che diventa un cocomero per sbaglio e deve riuscire a raggiungere Beach City. Un episodio che in realtà ci insegna un sacco di cose. Guardando ogni singola parte di quell'episodio possiamo vedere tutte le singole fasi di una ribellione, della collaborazione e una simbologia di quello che potrebbe essere il futuro della serie. Nella sesta stagione magari succederà esattamente quello che è successo con Steven, ovvero i due popoli che si aiutano per permettere alla gente di scegliere di vivere anche via dall'isola, via dal pianeta natale, creare nuove società, permettere eterogeneità, e che però può portare a delle guerre, e si arriva a temi più maturi. Ah. E comunque la gente odia l'ultimo episodio perché tutti si aspettavano chissà cosa da Escapism, ma in più quell'episodio si è ritrovato in mezzo a tanti episodi molto interessanti sul pianeta natale e alla fine è sembrato abbastanza fuori luogo. Ma come ho già detto, era un episodio che serviva pure per respirare, per tirare un attimo di sollievo e respiro fra tanti episodi che, insomma, è da quando abbiamo avuto la rivelazione su Diamante Rosa che non avevamo nessun tipo di episodio tranquillo, ma c'erano sempre cose che dovevano succedere abbastanza grosse. Io sto morendo, ho parlato fin troppo e non sono più abituato a parlare così tanto, così velocemente, tant'è vero che quanto ho fatto 13 minuti di video, cioè poi li monterò e diventeranno ancora di meno, ma 13 minuti di video, io in genere parlavo di più, parlavo anche un'ora, però alla fine non dicevo molte più cose rispetto ad ora, perché mi ripetevo di più. Sto migliorando o sto peggiorando? Ditemi voi se sto migliorando o se sto peggiorando, così avete un motivo di commentare e io ho trovato un modo per concludere il video. Quanto mi sento efficiente!